prima abbiamo un attimino di pazienza, perché prima di sentire la risposta del sindaco che arriverà fra due minuti, voglio passare la parola a Marianna Gestri qui accanto a me, che leggerà quello che noi abbiamo scritto al nostro sindaco, di modo che se qualcuno non ha letto, non sa della lettera, del contenuto, stasera vi si dà una rinfrescatina. Grazie Giacomo. Buonasera a tutti. Allora, parto, rubo due minuti, Allora. Egregio signor sindaco, visto il suo attuale e prolungato silenzio riguardo alla costruzione della centrale a turbogas a Canapale, località a pochi chilometri dal nostro comune, noi cittadini di Quarrata per il No siamo qui a chiederle formalmente di dare una chiara e netta risposta sulla questione Repower. La legge le attribuisce, in quanto primo cittadino, la responsabilità della tutela della nostra salute. Alla luce dei discordanti pareri fino ad oggi espressi, emersi durante le due recenti assemblee dei cittadini, riteniamo che sia doveroso da parte sua tenere in considerazione gli esiti, secondo noi prevalentemente negativi, delle ricerche fatte finora. Di conseguenza la sollecitiamo per una trasparente campagna di informazione che tenga conto non solo della via regionale, ma anche di tutti gli altri studi che sono stati fatti in materia di qualità dell'aria e rischio idrogeologico. Ci riferiamo ad esempio all'indagine compiuta dall'ASL di Pistoia a firma del dottor Bolognini, nella quale si riporta il già precario stato della qualità ambientale nel nostro comprensorio, con criticità e anomalie per l'incidenza di tumori e problematiche perinatali. La conclusione dell'indagine è che un qualunque aggravio della situazione esistente non potrebbe trovare un parere igienico-sanitario favorevole. Inoltre, in merito al parere positivo espresso dalla Regione, che tipo di attendibilità può avere uno studio completamente teorico svolto a priori, quando nella pratica poi le centraline riportano sforamenti continui dei limiti previsti? Vediamo la centralina di Montale. Tra l'altro si sottolinea che l'insediamento di una centrale termoelettrica a metano sarebbe giustificato solo se andasse a sostituire centrali a carbone o a olio combustibile, e questo non è certo il caso. A testimonianza dell'attenzione e della preoccupazione della cittadinanza è stata promossa una petizione che nell'arco di neanche un mese ha già raccolto più di 3.000 firme. Visto che anche i risultati delle ultime elezioni hanno confermato una concreta disaffezione dei cittadini nei confronti dei partiti sempre meno trasparenti, riteniamo essenziale una sua onesta presa di posizione a tutela di tutti noi cittadini di Quarrata. La salutiamo cordialmente. La parola al sindaco, finalmente, che ci siamo riusciti. Bene, la ringraziamo anticipatamente della sua presenza, quindi a lei il microfono. Grazie. Io inizio da dove ha terminato il presidente del comitato del Botegone, ringraziando quelle persone che si sono adoperate, quei miei concittadini che si sono adoperati per organizzare questa serata. Fra l'altro avete visto tutti, la Marianna è anche in dolce attesa, per cui questo avvalora ancora di più il suo impegno in un momento come quello che sta, diciamo, vivendo. Ma niente, ora le cose da dire sicuramente sarebbero tantissime e cercherò di dirne alcune, poi magari altre me le dimenticherò. Però io parto intanto facendo una considerazione, che è questa: non entro nella mia analisi su questioni di tipo tecnico, perché non sono in grado di poter dare delle disquisizioni tecniche, per cui faccio quello che è il mio ruolo, e cioè un'analisi di tipo politico su questa questione. L'analisi di tipo politico credo che debba partire da alcuni presupposti. Alcuni presupposti, io credo che, secondo me, il primo è quello che noi viviamo in un'area vasta, ormai Firenze, Prato, Pistoia è tutta un'area metropolitana, abbiamo tutta una serie di comuni, ma di fatto siamo tutta un'area metropolitana, e la considero questa zona sicuramente la zona meno adatta per creare una centrale di questo tipo.
il forte impatto ambientale che avrebbe questa struttura nella nostra realtà, il forte impatto ambientale sotto tutti i punti di vista, le dimensioni, la struttura, l'andare a creare quelle situazioni tali che sicuramente in una provincia come la nostra, che è famosa nel mondo come la provincia più verde d'Europa, noi andiamo a creare proprio nel cuore di questa nostra attività, che è sicuramente oggi l'attività prevalente per la nostra provincia, andiamo a creare un qualcosa che sicuramente riporterebbe un attimino indietro tutto quello che faticosamente in tanti anni siamo riusciti a costruire. Quindi io credo che, al di là di quelle che sono le analisi tecniche, credo che la politica debba dare questo tipo di risposta. Per quanto mi riguarda, noi abbiamo, come dire, noi come comune di Quarrata, perché chiaramente sapete benissimo che le competenze su questa questione sono della regione toscana, della provincia di Pistoia e del comune di Pistoia. Noi come comune di Quarrata ci stiamo muovendo in modo ben diverso. Ci stiamo muovendo, questo era evidente anche nel mio programma elettorale, cercando di sviluppare certamente produzioni di energie, ma facendolo attraverso una produzione di energia verde, non attraverso una creazione di centrali a turbogas. Io credo che questo sia il futuro, credo che questo debba essere l'impegno che si prende la politica. Noi stiamo lavorando per cercare di portare avanti, per esempio, per quanto riguarda i tetti degli edifici pubblici, che siano tutti forniti di pannelli fotovoltaici, in modo che si possano alimentare con questa produzione di energia pulita. Abbiamo intenzione di fare un progetto che sicuramente è un pochino ambizioso, lo abbiamo denominato un tetto in comune, dove vorremmo mettere a gara con la partecipazione dei cittadini i tetti delle nostre abitazioni, in modo da poter realizzare tanti tetti fotovoltaici dove i cittadini potrebbero alimentare la propria abitazione con l'energia pulita fatta da questi pannelli, e se eventualmente ci sono dei guadagni, questi guadagni gestirli da un punto di vista sociale. Io credo che questo debba essere una buona azione di governo, e noi ci stiamo muovendo in questa direzione. Notiamo anche noi come maggioranza, e siamo per questo attenti alla questione dell'inquinamento delle PM10. La mia maggioranza ha portato in Consiglio Comunale circa 2 mesi fa una mozione sulla qualità dell'aria, l'abbiamo votata all'unanimità, tutto il Consiglio Comunale l'ha votata, dove si dicevano certe cose, dove si dicevano che vogliamo monitorare l'inquinamento delle polveri sottili anche sul nostro territorio, perché vogliamo renderci conto anche a Quarrata che tipo di inquinamento dalle PM10 abbiamo. Vi dico un aneddoto: in quella serata ci fu anche un emendamento proposto dall'UDC, proprio per essere precisi su questo, ed era un emendamento che riguardava, per la precisione, il discorso Repower. Noi gli abbiamo votato contro perché non eravamo in grado in quel momento lì di giudicare questa questione. Abbiamo un gruppo consiliare, la mia maggioranza sono quasi tutti giovani, sono quasi tutti al primo impegno in Consiglio Comunale, e quindi abbiamo voluto approfondire questa tematica. Ora ci sono consiglieri comunali che hanno presentato un ordine del giorno che andremo a discutere il 25 di marzo proprio su questa questione. Quindi credo che, come dire, l'attenzione della politica deve essere questa, perché io non voglio entrare nel merito dell'investimento, nel merito del recupero forse dei personali che ha perso il lavoro, perché sicuramente ci sarà anche questo. In questa operazione si parla di 25-30 dipendenti che potrebbero recuperare il loro posto di lavoro, ma credo che siano situazioni marginali. Io sono convinto che la politica dovrebbe agire in modo diverso per dare posto non a 35 persone, ma a tutte 130 quelle che sono, che hanno perso il lavoro. Quindi non ce la possono vendere come una buona azione,
perché in realtà non lo è. Mi sembra che chi mi ha preceduto ha illustrato un attimino quante sono le controindicazioni rispetto a questo. Però io vi devo dire una cosa, mi sembra di vedere, frequentando le stanze dei partiti, frequentando le istituzioni, che grazie all'impegno del Comitato del Bottegone, del Comitato di Guarrata, di altre situazioni, comincia un attimino a cambiare il pensiero, diciamo, di alcuni soggetti. Qui stasera abbiamo consiglieri provinciali presenti, che sicuramente sono qui non a caso, abbiamo consiglieri comunali, abbiamo assessori della mia giunta, cioè diciamo che la politica sta lavorando per arrivare all'obiettivo comune. Per arrivare all'obiettivo comune che tutti noi desideriamo che lo sia. Io credo che si debba lavorare per questo. Sicuramente il sindaco di Guarrata, la mia amministrazione, i miei gruppi consiliari si adopereranno per lavorare nell'interesse di tutta la comunità guarratina, pistoiese e di tutta la piana. Io credo che questo debba essere il mio obiettivo da sindaco e il nostro obiettivo, diciamo, da politici di Guarrata. La politica sicuramente deve un attimino ritornare fra la gente. Io quando la Marianna mi ha mandato quella lettera, noi non ci conoscevamo neanche, io l'ho cercata telefonicamente, gli ho subito dato la mia disponibilità ad essere presente, perché credo veramente che si debba ritrovare un filo diretto fra sindaco e cittadinanza. E qui io sono qui questa sera per dimostrare questo, perché io veramente voglio far sì che le istanze che mi dicono i miei concittadini, le istanze che vengono fuori stasera, che sono venute fuori in altri momenti, io le faccio mia e le porto avanti in sede istituzionale ed in sede politica. Questo è il messaggio che vi do e vi confermo e credo che sia quello che credo che mi chiedevate, no? In fondo, da ultimo, era questo il messaggio che si doveva dire. Io stasera sono venuto a questa assemblea con molta serenità, con molta tranquillità, ho ascoltato tante persone che hanno detto delle cose importanti, delle cose sensate. Vi ringrazio tutti, perché non è un'assemblea dove non si fa parlare le persone, dove non si ascolta, ma anzi mi sembra ci sia tanta buona educazione, tanta buona volontà, e questo è a conferma ulteriore che di quando le persone si mettono in grado di esprimersi, lo sanno fare con capacità, lo sanno fare con modo, lo sanno fare con garbo, portando avanti quelle che sono le proprie considerazioni. E in questo momento credo che ci sia veramente la necessità, ed io personalmente sono molto orgoglioso che una serata come questa si sia svolta a Guarrata, si sia svolta nel mio comune, ma non lo dico per farmi bravo e per farmi bello, è veramente un onore per il sindaco di Guarrata avere un'assemblea di questo tipo qui, questa sera, che con serenità e con tranquillità affronta una questione fondamentale, ripeto, non solo per il comune di Pistoia, perché io potevo venire qui anche e dirvi, sì ragazzi, io sono il sindaco di Guarrata, ci sto attento, però tanto può dipendere tutto da Pistoia, se loro sono brutti e cattivi che vi posso fare? Questo io non ve lo voglio dire, perché io mi voglio assumere le mie responsabilità, me le voglio assumere e voglio portare avanti quelle che sono le istanze che vengono da un mio territorio. Quindi non voglio andare oltre, perché sicuramente, vedevo prima, ci sono tante altre persone che si sono iscritte a parlare e mi fa piacere di questo, perché si avvalora ulteriormente il tutto. Io credo veramente, e vado a terminare, che questa struttura debba essere ripensata nella sua fattibilità, debba essere ripensata nella sua utilità, perché anche qui c'è da domandarsi tante cose. Non ricordo chi lo diceva prima, talvolta qui avrei da fare un pochino di polemica con l'amico Colangelo, ma ci sarà un altro momento per poterle fare. Talvolta le amministrazioni, la politica fa delle scelte e
le fa e secondo me, se sono sostenibili, chiaramente chi ha la responsabilità di decidere si deve assumere le proprie responsabilità. Talvolta si fanno delle scelte che non sono come dire, condivisibili, e quindi la politica deve dire la verità, perché io ho lavorato 35 anni all'Enel, io non mi ho sentito dire che in Toscana mancasse l'energia elettrica, per cui uso capire l'utilità di questo tipo di investimento. Quindi, detto questo, e vado a concludere, ribadisco il mio grazie agli organizzatori, ribadisco il mio grazie a tutti i cittadini che con serenità e compassione sono intervenuti. Le motivazioni e le valutazioni che sono venute fuori questa sera le faccio mie e le porterò nelle stanze delle istituzioni e nelle stanze politiche per portare avanti il nostro punto di vista e per arrivare tutti insieme al risultato che ci prefiggiamo.